So che lei ha una figlia disabile, quindi è sensibile e coinvolto direttamente in queste Sì, problematiche. vai. Seguo il Pescara da quando ero una ragazzina di 11 anni e mio padre Antonio, allora assessore allo sport, oltre che tifoso, mi portava allo stadio a vedere il Pescara. Paola Mastrangelo convive con la SLA dal 2013, 11 anni di sofferenze, terribile malattia che non toglie la lucidità, ma tutto il resto. Eppure il sorriso non manca a Paola, un'autentica roccia. Quando si parla del Pescara le si illumina il volto. Da sempre tifosissima, passione di famiglia. Baldini è andato a trovarla, accompagnato dallo storico segretario Gigi Gramenzi e dall'addetto stampa Max Mucciante. Parole di conforto, soprattutto di sprone, che vale la pena, come sempre, di ascoltare. Purtroppo quando si nasce siamo fortunati a nascere, perché se uno non nasceva non ci sono i problemi, non vede niente, poi ognuno nasce, ha una storia e devi cogliere l'opportunità che ti dà la vita. Ora tu sei in uno stato, come hai detto te, che non riesci a comunicare, a fare, a goderti più le cose come prima, però è un'opportunità di percepire l'amore, l'affetto, di vivere delle cose semplici, anche questa visita qui ti rende felice. Invece sono le persone che hanno tutto e non hanno niente perché poi sono tristi. Quindi a volte anche avere la salute è una cosa bella, ma se sei una persona triste, se sei una persona che non apprezzi quello che hai, è come non essere niente. Quindi facciamoci forza, eh? Ok? Ti do un bacio di nuovo. Te lo do sopra la testa perché sennò te ne approfitti. Verame Paolo, è così la vita. Bisogna saper soffrire, anche perché poi tanto rimane sempre delle cose che vanno al di là dell'aspetto esteriore, la parte materiale è tutta condannata a morire, ma la parte spirituale, che quella qui non muore mai. Quindi quando il tuo cervello ragiona, sei vivo, anche se non puoi fare le cose, alzarti, mangiare, dare in bagno, vedere l'alba, vedere il tramonto, ti devono accompagnare, ti devono aiutare. Però non bisogna mai lamentarsi di quello che il destino ci ha regalato, perché sennò non saremo nati. Se il destino ha deciso così, va bene. Anche l'altra sera io mi sono incazzato con la partita, non immaginate. Ora vedendo di te non diventa più niente con la partita lì, diventa zero. Però dai, è una cosa carina. E poi Pescara Calcio ti dà la possibilità di essere ancora una persona felice, vedendo quando noi, più che altro quando la tua squadra del cuore riesce a fare delle cose bellissime, dai. Questa è la magia. Dai Sì, Paola, sì, sì. ora io ti devo poi salutare perché stasera ho un impegno, ma rivengo con calma, ti vengo a far compagnia, ok? La prossima volta sto qui con te, facciamo una bella chiacchierata, bella lunga, eh? Però mi raccomando, non allungare le mani perché Presidente sennò della mia moglie è Repubblica mi gelosa. ha nominato Cavaliere al Ti faccio Merito. compagnia, fai la brava, eh? Vedi, questa maglia qui, tu lo puoi capire, per te non è solo la magia perché è la tua squadra, perché Mi dedicate una è la vittoria, tua Fulvio? città, è la tua città. La tua città che, quando sei andato in 40.000 a Bologna, vuol dire che tutta la città è andata là, perché se su 100.000 abitanti in 40.000 andate là, se togli i vecchi e i bambini, quindi dai, la mettiamo qua, dai, la mettiamo qui, con tutte le firme. C'è anche la sciarpa. Siamo così, dai. Mister, ha detto male che dovete dedicare una vittoria. Voglia, sabato, basta che vinciamo. Voglio dire anche del campionato, mister. No, poi sabato è troppo limitativa, dai. Veniamo qua, come vinciamo, come siamo in Serie B, te tranquilla, che ti porto la squadra qua. Tranquilla. Il primo pensiero è per te, dai.